Eccoci tornati anche questa settimana ai nostri super biglietti di auguri e questa volta ho pensato ad un biglietto inerente proprio alla festa di compleanno. Guardate che carina, una bella torta realizzata in maniera tridimensionale, guardate qui, con le candeline, quindi la possiamo personalizzare come vogliamo. In più ho utilizzato uno strumento che, se ne riusciamo a trovare, darà un sacco di belle soddisfazioni. Poi vi farò vedere come funziona. Andiamo a vedere tutto quello che, di cui abbiamo bisogno adesso, ma soprattutto come si realizza. Eccoci tornati, allora vi dicevo pochissimo materiale, ma questa volta faremo una cosa molto più articolata di quello precedente. Allora, andremo a piegare sempre con la nostra tecnica in due un foglio del formato A4, quindi in questo modo, ma ne ricaveremo un po' meno perché il biglietto questa volta lo vogliamo fare quadrato, quindi vogliamo cambiare la forma, quindi togliamo la parte bassa un pezzettino e ci avviciniamo alla forma quadrata, anche se non sarà perfettamente quadrato, non vi preoccupate, però l'importante è che cambiamo forma. Ho sempre un avanzo della volta precedente di un cartoncino nero che inserirò al centro, sempre per il discorso della prospettiva. Vi ricordate, vi ho detto, se inseriamo un cartoncino di colore diverso che contrasta, naturalmente non un rosso diverso, ma proprio un contrasto netto, un blu, un verde, un nero, e la profondità aumenta. Quindi in questo modo, schiacciamo per bene, perfetto. Questa volta ci fermiamo qui, l'altra volta abbiamo inserito un altro elemento, ma visto che già si tratta di un elemento tridimensionale, non ci occorrerà inserire ancora altro. Andiamo a vedere come realizzare questa parte che sarebbero gli strati della torta, per capirci. Allora, per realizzare la nostra torta, quindi prendiamo una striscetta di carta, io cambio colore, quindi la facciamo azzurra. In questo modo pieghiamo, quindi con le due strisce già otteniamo i due livelli. Tagliamo al centro, quindi ci occorrono due strisce di questa dimensione. Così. Perfetto, questi saranno i livelli della torta. E un ultimo, un piccolo accenno che vi dicevo all'inizio, utilizzeremo oggi questa fustellatrice. La fustellatrice sono quei piccoli macchinari, vedete qui sotto ha una lama che premendo imprime questa decorazione. Quindi l'andremo a fare lungo tutto il perimetro del nostro foglio, così, vedete? E si ottiene questo lavoro ancora. Quindi andremo a fare una decorazione che sarà quasi la decorazione della torta, per capirci. Così e così. Perfetto. Ok, questo lo togliamo che non ci occorre. Via. A questo punto andremo a svasare la parte, sembrerà quasi una torta che si sta sciogliendo, la panna, per capirci, in questo modo. Quindi lo facciamo lungo tutta la lunghezza della decorazione che abbiamo appena fatto. Ok, togliamo. E via. A questo punto l'andremo a incollare per contrasto sulla nostra striscia, quella che abbiamo tagliato precedentemente, quella azzurra. Mettiamo un po' di colla. Ok, e la incolliamo sopra la nostra striscetta azzurra. Così. Perfetto. Collate per bene in modo tale da dargli un po' di resistenza. Togliamo l'eccesso e quindi abbiamo già ottenuto quello che sarà poi il primo livello della torta, quindi quel livello che andrà piegato in un certo modo e poi inserito. Vi faccio vedere come piegare. A questo punto dobbiamo creare due piccole asole, incolliamo bene però la parte gialla, altrimenti rischiamo che si stacchi durante il passaggio precedente, successivo. Allora, in questo modo creiamo una piccola asola, stessa cosa la facciamo dall'altra parte. Così. Mettiamo della colla, la colla stick andrà benissimo, tanto il cartoncino si incolla bene. E a questo punto non la dobbiamo incollare piatta, ma dobbiamo creare una specie di arco in questo modo. Quindi andremo a fare questo lavoro, per capirci. Uno e due. Quindi uno di qua e uno di qua. Vedete? Quindi è il primo livello della nostra torta.
lo faccio vedere così in modo tale che si vede meglio. Sotto ne andremo a realizzare un altro che è all'interno oppure all'esterno. Io lo preferisco all'interno perché gli dà un po' più di movimento. Togliamo questo bordino, altrimenti rischiamo di incollarlo male. Utilizziamo sempre questo che abbiamo utilizzato prima in modo tale da non sprecare nulla. Premiamo e facciamo le nostre decorazioni. Così e ancora così. Perfetto. Tagliamo sempre con quell'andatura della torta che si sta sciogliendo, così. E lo facciamo per tutta la lunghezza. Questa volta la striscetta blu deve essere leggermente più corta in modo tale da finire all'interno. Quindi ne togliamo un pezzettino, così, e incolliamo quello che rimane della nostra striscetta decorata, in questo modo. Perfetto. Incolliamo sopra, così, schiacciamo per bene, perfetto. Chiudiamo, ok, a questo punto due asolette uguali a quelle di prima, tanto abbiamo tagliato già il nostro cartoncino, quindi sarà naturalmente più piccolo e più corto, anzi l'abbiamo fatto più grande, quindi lo mettiamo sotto, ancora più bello, quindi sbagliando abbiamo fatto anche di meglio, quindi non c'è problema, perfetto, quindi lo inseriamo nella parte di sotto, così. Ok, e voilà, schiacciamo per bene e abbiamo fatto il secondo livello della nostra torta, vedete? Adesso dovremo realizzare il tappino, quindi altrimenti la torta non può contenere le candeline sopra, nella parte superiore. Come si realizza? Semplicissimo. Allora, bisognerà mettere un cartoncino del colore che preferiamo, in questo modo, con un pennarello, una matita, un qualsiasi cosa che possa segnare, andremo a fare... a segnare la circonferenza, quindi così, anche leggerissimo, l'importante è avere qualche piccolo riferimento, così, perfetto, abbiamo tracciato le linee, ritagliamo l'arco, questa volta incolleremo però con la pistola a caldo perché è più resistente e ci dà la possibilità di lavorare proprio sul bordo, quindi andremo ad incollare in questo modo un piccolo bordo, un piccolo strato di colla a caldo sul bordo, senza sporcare nulla, perfetto, e inseriamo così, perfetto, ok, abbiamo inserito il bordo, vedete, quindi abbiamo la parte superiore chiusa, in questo modo, ok, eccola qui, e adesso inseriamo le nostre candele, semplicissime, le candele le facciamo verdi con un cartoncino, quindi facciamo due candele, così, una fiammella, queste sono tutte decorazioni semplici, quindi non vi preoccupate, la possiamo personalizzare un po' come vogliamo questa parte decorativa, quindi candeline, questo è per un amico che compie 2 anni oggi, facciamo 2 candeline solo, quindi così. Realizziamo le nostre candeline, pieghiamo un po' la base, ci mettiamo un po' di colla a caldo, eccola qua, schiacciamo per bene e una la inseriamo qui, colla a caldo, base, a qualche passaggio in più del biglietto precedente, però vedete come risulta carino, vedete, ed è pronto, un biglietto tridimensionale, per augurare buon compleanno, naturalmente non lo possiamo mettere in una busta altrimenti schiacciamo tutto, ma è bene che venga inserito così sul regalo, quindi è di grande effetto e di grande scena. E abbiamo un altro biglietto che si aggiunge alla nostra super collezione di biglietti d'auguri, vedete che carini? Pronti per essere regalati, ma soprattutto per riportare i nostri auguri più sinceri. Allora io vi do appuntamento sempre con la creatività, sempre con Dindon Art, sempre qui su Teleuniverso, i nostri appuntamenti li conoscete, la nostra pagina Facebook è Dindon Art, anche Instagram Dindon Art, lì trovate tante 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 idee creative che non possiamo farvi vedere qui, ma lì ve le rispieghiamo e raccontiamo nei dettagli. Appuntamento alla prossima settimana.